Voga 2015, giorno 29. L'argomento di oggi è che lezione impartiresti a un te stesso più giovane di 10 anni? Caspita, in 10 anni la tecnologia è cambiata in maniera totalmente radicale. Ho dato un'occhiata al mio vecchio blog, all'archivio del 2005, l'anno in cui tra l'altro ho scoperto l'esistenza della Wikipedia in siciliano. Vi lascio il link alla Wikipedia in siciliano su doobly-doo, comunque. Detto questo, ci sarebbero tante cose, quindi proviamo a immaginarci, no? Allora, rumore di macchina del tempo. Sì, guardo troppo Wheezy Waider. Caro Grizzly del passato, ciao, sono il Grizzly del futuro. Allora, tu oggi sarai, sai, mamma mia, con i tempi verbali nei viaggi del tempo è sempre una rogna, quindi fate finta che non esistono tempi verbali. Allora, caro Grizzly del passato, tante cose cambieranno nel futuro, nei prossimi 10 anni. Innanzitutto si svilupperà la tecnologia degli ebook, quella che attualmente è una cosa molto campata in aria. Quindi, nel puntare ai libri che vuoi scrivere, nel puntare ai libri che scriverai, nel puntare ai libri che stai scrivendo, pensa soprattutto al formato elettronico, non restare legato al formato cartaceo, perché gli ebook stanno per avere un grandissimo futuro. E soprattutto c'è questa piattaforma, YouTube, è cominciata da poco, è cominciata da un anno, comincia a muoversi un pochettino. Lo so, le connessioni a internet lasciano un po' a desiderare, però hai un pezzettino di ADSL. La qualità video non è grandissima, ma hai una telecamera digitale. Bene, comincia a pensare al tuo progetto del blog, a diario di viaggio, comincialo a pensare anche in forma video. Può essere un modo di espandere. Hai tante idee, quindi il tuo blog sai benissimo che ti sta dando tante piccole e grandi soddisfazioni. Stai pensando di pubblicare un libro sul blog? E fallo, perché avrà successo, ma soprattutto comincia a pensare a essere positivo, comincia a pensare a quello che scoprirai di diventare in futuro il tuo motto motivazionale. Se cominci una cosa, saprai se potrà andare bene o male, ma se non la cominci, sicuramente è andata male. È una cosa che imparerai con l'esperienza, quindi comincia a credere nei tuoi progetti, non rinviare i tuoi progetti, non rinviare il canale YouTube, non rinviare i tuoi progetti sui libri, non rinviare nessuna delle cose che hai in mente, anche sul lavoro, perché possono darti grandi risultati. La tecnologia nei prossimi 10 anni cambierà tantissimo. Sappi che fra 10 anni avrai la fibra ottica in casa, fra 10 anni avrai la possibilità di condividere tutto quello che vuoi con tutto il resto del mondo, letteralmente con un click di mouse, molto più semplicemente di adesso. Quindi pensaci, fra 10 anni tu avrai la connessione a internet fissa sul telefonino, avrai tablet e ebook dappertutto. È importante riuscire a cavalcare l'onda della tecnologia e soprattutto nei prossimi 20 anni cerca di andare avanti con questo discorso, quindi cavalca sempre l'onda della tecnologia, perché ti darà grandi cose. Questo è quello che direi a me stesso più giovane di 10 anni. E voi fatemelo sapere con un commento qua sotto, con un video risposta se state facendo i Voga. Bene, io sono Grizzly, questo era il giorno 29, noi ci vediamo domani per il prossimo e penultimo vlog. Ciao a tutti!